È la mod più bella del mondo! Che figata! Tiro! Gol! Si gonfia la rete! Un saluto a tutti ragazzi, sono Wolf e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui su GTA 5 per mostrarvi una nuova mod. Scusate se sono così veloce, però solamente che bisogna fare un casino di cose e non abbiamo assolutamente tempo. Devo mostrarvi praticamente due mod. Una l'avevo già fatta vedere. Aspetta, copyright. Scusate, radio spenta. Perfetto. Una è molto particolare perché ve l'avevo già fatta vedere. Si trova qui. Naturalmente, chi è vecchio in questo canale lo conoscerà questa mod. Però, comunque, per chi non lo sapesse, bisogna andare in questo punto qui. Allora, innanzitutto, la mod che diciamo non è questa, cioè quella che vi sto mostrando non è questa, appunto perché l'avevo fatta tempo fa. Solamente che nessuno si ricorda, secondo me, perché infatti è stato molto tempo fa. E quindi, tipo, quando avevo 1000 iscritti, ora ne ho quasi 20.000. E quindi devo pesare sulle responsabilità. E molta gente si è persa alcune pietre miliari dei miei video in cui ho fatto idiozie, praticamente. Però alcune cose carine sono uscite, tipo questo video, che da qui vedete, infatti, c'è una specie di rampa gigantesca. E poi direte, cosa diavolo è? C'è un motivo per il quale c'è questo affare. Cosa diavolo fanno questi? Escursione, ok. Vabbè, no, comunque noi ci infiliamo qui. Guardate questa è una villa gigante. Scusa, sorpasso anche in curva. Ho sorpassato, oddio, doveva andare anche in curva. Ok, siamo arrivati, questa qui è la zona. Noi ci fermiamo qui davanti. Salve, molto piacere. E usciamo, vabbè, ok, tac. Ragazzi, vedete questa zona così bella, ben fatta? Anche perché mi sa che l'hanno aggiornata ultimamente. Vedete, ci sono nuove auto, mi ricordo prima non c'erano. Anche perché queste qui sono auto nuove uscite, quindi è probabile che siano nuove. Comunque ve lo faccio vedere solamente in un attimino. Cioè qua c'è un buzzard d'assalto, un piccolo eliporto, cavolo, sta facendo un barbecue, sta fumando anche, vabbè, comunque un casino di gente, una moto d'acqua qui, un concerto lì in fondo, un elicottero schiantato come potete vedere là sopra, e qui ci sta un blocco di soldi che mi fermava. Ok, ah, delle armi, così poco, vabbè, no, comunque bisogna fare in fretta ragazzi, perché non è neanche questa la mod. Qua ci sta altra gente, c'è Jimmy, ciao Jimmy. Noi andiamo avanti. Comunque questo qui è l'aeroporto privato, quello più vicino, perché dicevo, ragazzi, vi ricordate quando dicevo del fatto che è troppo, oddio che figata, è troppo lontano il posto dove noi di solito facciamo i video, cioè nel senso che tipo, se vi ricordate nel vecchio video, nello scorso video, avevo fatto vedere questo palazzo gigantesco che potevamo prenderci, però alla fine era un palazzo, cioè uscito dal nulla, cioè praticamente era troppo grande e si trovava poi in un condominio. Invece questo qui è tutto mio e ci invito gli amici che voglio. Qua c'è un come si chiama? Luxor, no, no, non mi ricordo come si chiama. Comunque, ah, questo è Luxor. Oddio, ma c'ha la ruota davanti bloccata, buggata, buggata più che bloccata. Ok, vedete, questo qui è un aeroporto spettacolare. Anzi, ve lo faccio vedere da così. Cioè, guardate un po' che roba. E ragazzi, vi giuro, di notte è spettacolare. Anzi, ve lo faccio vedere di notte solamente perché questa cosa è assurda. Aspettate. Vedete questa bellezza di posto? Se noi premiamo il tasto del tempo, noi lo mettiamo notte. Guardate che figata diventa. Cioè, ragazzi, ditemi voi. Però, cioè, queste luci non le ho mai viste in vita mia. Però, comunque, ora non ci serve. Ragazzi, vi ho già fatto un video su questa mod e quindi dovreste anche andarvela a cercare. Ve lo lascio in descrizione se magari la trovo, perché era un bellissimo video, mi è piaciuto tanto farlo. E prendi fiato, visto ragazzi, non ho neanche tempo per prendere fiato. Però comunque questa qui non è la mod che volevo portare. La mod che volevo, mi sono bloccato. Ragazzi, io cioè, però c'è una ruota che non c'è. Cioè c'è una ruota ma non c'è. Ok, è uscita, perfetto. Meno male, là c'è un'idra che vola. Comunque in realtà il nostro compito era andare proprio qui, più o meno. Cioè più o meno qui, non mi ricordo precisamente ragazzi. Quindi faremo una specie di sorvolo. Allora, qui possiamo andare noi, sì, tranquillamente, tanto abbiamo la zona libera. Questo qui è anche bello perché mi piace tanto come posto, vedete, cioè. E eccoci qui. Allora, siamo in volo e stiamo cercando un posto particolare. Ah, sì, da qui si vede, ragazzi. Se vedete in basso a destra, proprio sotto l'ala destra, si vede questo coso grande, grosso, che dici cosa diavolo è. Alla fine ve lo spiego. Ragazzi, ho lì un aereo. Ragazzi, vi ricordate FIFA? Sì, chiunque di voi ha giocato a FIFA, quindi probabilmente riuscite a riconoscere questo stadio. Io non gioco e non sono appassionato di calcio, però comunque alcuni di voi potrebbero ricordarsi di questo affare come una specie di campionato UEFA Champions League o qualcosa del genere. Io non ne so niente, sinceramente, però comunque ecco a voi il nostro, come diavolo si chiama? Orange Veldomor, è Belgio, mi sa, Belgio o tedesco, qualcosa di tedesco comunque, perché il mod era
Belgio. Viene dal Belgio, non so come si dice. Vabbè, comunque, fatto sta che qui dentro non so se si può entrare. Sì, col cavolo si entra. Qua c'è un campo da calcio gigantesco, ragazzi. Ora vi faccio vedere, naturalmente. Comunque, ve l'ho fatto solamente sorvolare, tanto per farvi scrostare la punta della lingua, cioè per farvi capire un po' come funziona. Cerchiamo di atterrare qui sul campo. Scusate, tira su, tira su. Oh, cavolo, siamo atterrati veramente bene, dai. Ma che ci fa uno in giacca e cravatta al mare? Cioè, è anche cinese, no? Boh, non so. Guardate quanto è grande. È gigantesco, ragazzi. Purtroppo la folla non c'è in questo caso. Scusa, occhio, mi spiace. Yeah, no, ti prego, non me lo dire. L'ho spento. Aspetta, facciamo una cosa. Ok, ragazzi, questo è il nostro bellissimo, comunque bellissimo attrezzo. Dove? Ah, ok, l'aereo è andato. Comunque, non importa. Dai, cerchiamo di percorrere questa collinetta e vedremo il nostro bellissimo stadio. Che è stupendo, ragazzi. Anzi, vi faccio vedere dall'alto come inquadrature perché, boh, stupendo. Ah, ok, prendiamo un Buzzard. Non da salto perché tanto non ci serve. Non dobbiamo sparare a nessuno perché tanto questo posto è vuoto come il Cristo. Entriamo qui dentro e cerchiamo di farvi vedere appunto la situazione di come è messo questo posto. In primis, vedete questo posto? È spettacolarmente fighissimo. E sì, ci si può fare una serie di giochi bellissimi. Marseille, boh, non so, ragazzi. Scusatemi, qualcuno che magari gioca a calcio o gli piace tanto il calcio potrebbe capire molto meglio di me, però io veramente sono completamente ignorante in questo caso. Oh, il Paris Saint-Germain. E questo è il di Rotaubut. No, ragazzi, scusatemi, l'avrò pronunciato malissimo. Comunque, questo qua è l'Orange Veldrom. Di sicuro tedesco, perché il modder, avevo visto, era tedesco. Era belgio in realtà il modder, però comunque mi sa la lingua è quella. È bellissimo, ragazzi, guardate, c'è Inter Sports, boia. Non so, mi piace tantissimo però questa mod, perché mi detto, ma che cavolo, ma è stupendo un campo da calcio qui sopra. Wow, lei l'ho fatto subito questa mod, appunto perché è stupenda. Allora, intanto qui in elicottero non ci si dovrebbe stare. Peccato non ci siano persone, l'unica cosa. Peccato, però è riprodotto veramente con una perfezione pazzesca, ragazzi, vi giuro. Da qui si vede tutto quanto, infatti, vedete, boia, è gigantesco sto posto. È una spiaggia praticamente. Allora, cerchiamo di parcheggiare da qualche parte questo affare, perché non so neanche dove parcheggiarlo. Vabbè, parcheggiamolo qui, ok? Parcheggio. Wow, ok, magnifico. Sì, lo lasciamo qua sopra, ragazzi. Purtroppo non ci sta neanche un eliporto né nulla. Però comunque l'unico posto era quello. Occhio, facciamo attenzione. Oh, cavolo, non cadere. Ok, grandioso, perfetto. Qui bisogna buttarci per forza. Allora, ok, buttiamoci. Non cerchiamo di non farci male. Oh, guarda. No, si è bloccato. Guarda, ci prova. Vuole veramente provarci. Ma che cavolo fa? Boom, ok, perfetto. Oh, come è sopravvissuto? Ti è... Non è esploso, ragazzi. Cioè, oh, ragazzi, sono indistruttibili. Indistruttibili. No, ok, non dovevo essere ricercato, però va bene, dai, ormai è andata, ragazzi. Entriamo qui dentro, tanto siamo in uno stadio. È bellissimo, però, comunque, è fatto veramente bene. Purtroppo un po' è bianchino, fuori, all'esterno. Non so sinceramente com'è. Anzi, ora guardo veramente Google Maps. Come si chiama questo affare? Aspetta, Orange qualcosa. Orange Velodrome. Vediamo un attimo com'è. E wow, è bianco veramente. Ah, pensavo. E dove si trova questo bellissimo campo? No, veramente bello comunque l'architettura, almeno mi piace tanto, eh. Oh mio Dio, ma è uguale alla mod. Oddio, con la scritta Marseille qui, madonna, è ugualissimo. Francia, ok, a Marseille, probabile, non lo so. Comunque è francese, io pensavo veramente fosse belgio, tedesco, russo, qualcosa. Però comunque non avrei mai pensato, veramente, wow, non lo sapevo. Ragazzi, è spettacolare sta mod, io non avrei potuto trovare di meglio, mi piace tantissimo, dai. Comunque, ritorniamo su GTA, dai. Ok, probabilmente io non sono la migliore persona per fare queste cose, anche perché non ho mai fatto, mai trattato, soprattutto cose come questa, come il calcio. Non so neanche giocare a calcio, non so fare nulla. Diventare calciatore non so esserlo, non posso fare niente praticamente. Però comunque, Orange Velodrome, Velodrome. Purtroppo il francese non lo so. Beh, l'ho fatto 3 anni di francese, non mi sono serviti a un cazzo. Vabbè, comunque, andiamo avanti, saliamo qua sopra. Ed è il capo! Oh mio Dio, ma è gigantesco sto campo, è bellissimo! È bellissimo! Prima o poi lo andrò a visitare, appunto mi ricorderò di questo video. E sponsorizzato by EA Sports! Lega 1? Inter Sport, non so. Altri sponsor, Winmax, i banchinari e... sembra il logo di Patreon. Vabbè, veramente bello, veramente gigantesco, tra l'altro. Ah, ma ci sono anche... Wow, ci sono anche le porte. Ma le porte sono così? No, me le ricordo così. O forse sì, ci può stare. Un pochino basse, Cioè, un po' piccole. Sì, però va bene, dai, ci stanno bene. Guarda, sono proprio fisiche, si possono toccare. Stupendo, no, ma bello, ma bellissimo. No, comunque, ragazzi, io non avrei mai pensato fosse così veramente il football. Cioè, come è fatto bene, soprattutto, Aspetta, possiamo andare a vedere alcune zone qui? Qui mi sa che non si può entrare, appunto. Guarda che roba, aspetta. Ma qui ci sono, oddio.
No, l'hanno fatto apposta. Questi qua sono giocatori? Probabilmente. Sì, certo. Guarda, guarda, l'abbiamo trovato ora su Google questa immagine. Mi sa alcuni dei giocatori della squadra nazionale Intersport, ecco, infatti, probabilmente. È per quello. No, ci sono altri easter egg qui? No, non ci sono. È stato bellissimo, aspetta. No, qualcosa dovrebbe esserci per forza, ne sono sicuro, no? No? No, ok, vabbè, non importa. Minchia, però è stato bellissimo, l'abbiamo trovato così, a caso. Mi sa che non era neanche calcolabile. Wow, carinissimo. No, ragazzi, veramente, la Marseille, scusate la pronuncia, però, boh, epac, boh, non so, comunque, usciamo da qui. Oh, wow, questa è una mod che naturalmente vi lascio in descrizione, perché, wow, è stupenda, merita tantissimo, un campo da calcio gigantesco. Poi, bello che tipo io non sono neanche tanto affezionato al calcio, però mi piace il gioco del pallone, lo rispetto il gioco del pallone, e è bellissimo, ragazzi, non so che dire. Cioè, molto, molto volentieri prenderei una mod, se ci fosse una mod per giocare a calcio, la farei volentieri in questo posto qui. Anzi, hai visto una mod per giocare a calcio? Non credo. E rieccoci, ragazzi, anche se siamo bagnati, però comunque. Maledizione, smettetela di chiamarmi. Ok, iniziamo, abbiamo spronato la palla e ora possiamo giocarci? Possiamo giocarci? Oh, guarda come la tira! Fuori gioco? No, non è vero, non è fuori gioco. Oh, cavolo, ora sì che è fuori gioco. Oh, oh, no, no, non l'ho salvata. No, cavolo, mi sta andando via. Aspetta, dovremmo prendere T per prendere la palla. Ah, ti prende la palla. Ah, U per posizionarla e poi tocca. Corri, che campioni, Ollie e Benji, campioni insieme. No, comunque, ragazzi, no, questa è la mod più bella del mondo. È la mod più bella del mondo. Che figata. Tiro, gol, si gonfia la rete, campioni. Aspetta, il problema è che non c'è nessuno, mi sto affogando da solo, cioè non c'è nessuno, però è bellissima sta mod. Non possiamo più prenderla, aspetta, riprendiamo la palla con T. Ok, perfetto, vedete, si può anche posizionare. Si rimette, vedete, la si rimette in campo. Proviamo a premere, oddio, come diavolo ho tirato. Premiamo G, vediamo un po' cosa ci fa. G, ecco, no, cosa? Vabbè, rovesciato un po' così alla cavolo, però dai. H, F ancora questo. Ah, G invece cosa ci fa? R no, per tirare i cazzotti non credo. Quali sono gli altri tasti? Non lo so. Vediamo un attimo. Ok, credo di aver capito. K, L, B per tirare tipo più lontano, più vicino. Vai, proviamo K. K. Boom, no. Va bene, ok. L per... mi sa che sarà più lontano, credo. Vediamo un attimo. No, oh cavolo, ho attivato la Dompez. Allora, dove diavolo? Ah, sì, per tirarla più lontano. No, se riprende la palla? Si riposiziona la palla così. Ok, va bene. Ama gli estremi. Estremi rimedi. Tocca. Tiè. No, comunque, ragazzi, è stupendo. Anche perché questa moda... no, cavolo, l'ho tirata via. Vabbè, premiamo K e proviamo. K, tira. No, rovesciata, in rovesciata, per recuperarla. Come si fa? Aspetta, devo abituarmi, ragazzi. F, ah sì, con F si fa. Oh, che figata. No, recupero, no. Andava fuori, è fuori. No, ha mancato la rete. No, ragazzi, però è stupendo. È veramente una delle mod più belle del... cosa? Del globo? Cosa ha fatto quella palla? Vabbè, comunque, è un po' scriptato, ma solo un po', dai. Tiè, palla, tiè, tiè. Funziona quasi bene. Però tanto, da tanto che ci puoi fare una partita, Oh, recupera, no. Maledizione, non riesco a recuperare la palla. Cioè, perché gira, ci mette un pochino a rigirarla. Devi tornare indietro. Guarda come fa. Cioè, qualche volta funziona, qualche volta no. Dentro, L. Tiè, no, l'ho tirato troppo lontano. Oh no, fuori campo, cavolo. L'ho tirato in fuori campo, ragazzi. Dove dia? Ah, eccola, recuperiamo la palla. No, ma è divertentissimo perché tipo possiamo giocarci proprio particolarmente. Dai, cioè, ma che cavolo. Ma dove la trovi questa mod? Oh cavolo, gol. Non l'ho presa neanche, però va bene. Divertente, ho una stella di ricercato. La mod è stupenda perché mi piace proprio la zona gigantesca. Cioè, ragazzi, wow. È bello che esiste veramente un affare del genere. Solamente pensare che esiste nella storia questo affare. Ed è fatto anche bene, cioè, poligonalmente anche. Anche abbastanza decente, devo dire. Non c'è niente di meglio di quello che potevo chiedere. Anzi, qui c'è il coso. Dio Tao Boot contro il Paris Saint-Germain. Benvenuti all'Orange Voldrom. Vabbè, quel che è. Comunque, qua ci sono tipo gli interni. Madonna, però non sono neanche fatti male gli interni. Ora, io non ho idea della versione originale come sia. Però, se è un quarto di questo che quel, boh, per me va benissimo. Ragazzi, giocare a calcio col coltello mi sa non si può fare. Tiro gol! Ok, basta. Ragazzi, mi sto divertendo troppo. Comunque, ragazzi, se nel caso riusciremo a trovare una mod per giocare online, riusciremo a farlo con gli altri giocatori di tutto il mondo, insieme anche ai youtubers. Sarebbe stupendo. Questo sarebbe veramente stupendo. Comunque, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Noi ci si vede in un prossimo video. Un saluto da Wolf e bella a tutti. Ciao!